Vale. Risposta, altrimenti si vede me sulle slide. Allora, iniziamo con questo talk e per l'appunto dicevo vi parlerò un po' del nuovo about config di Firefox Quantum. Quanti di voi usano Firefox regolarmente? Spero tutti. Grandi, vi voglio bene. Perfetto. Tu no, tu non usi nulla, già lo so, tu navighi da linea di comando. Esatto, da Linux. Perfetto, allora, sapete c'è stato questo cambio di paradigma un po' dentro Firefox e stanno riscrivendo un po' il motore e tutto quanto. Tra l'altro alcune opzioni, anche l'interfaccia è cambiata, alcune opzioni sono state tolte, altre sono state inserite da altre parti. E questo ha causato un po' un disorientamento all'interno degli utenti di Firefox, soprattutto quelli avanzati che utilizzavano tante feature che trovavano direttamente nel pannello e oggi sono costretti a passare dall'about config per operare queste modifiche. Quindi ho voluto mettere in questo talk 20 piccole chicche che potrete, con le quali potrete personalizzare Quantum, soprattutto cose che raramente si conoscono. Ah, chi sono io? Sono questo tizio qui, faccio il Mozilla Tech Speaker, quindi vado in giro a fare evangelizzazione per Mozilla e per le tecnologie di Mozilla, che non è solo Firefox, ma sono tanti altri prodotti. In questo caso è il nuovo Firefox perché è il prodotto di punta su cui stiamo spingendo tanto. Sono un developer full stack, e ovviamente faccio l'evangelist, adoro WordPress, sviluppo e contribuisco allo sviluppo del core da una decina d'anni. Per chiunque di voi dica WordPress fa schifo, poi venite a farvi una chiacchierata, vi faccio vedere un po' di cose. Perfetto, iniziamo. Intanto questo, chi ha mai aperto about config? Perfetto, ottimo, siete spettacolari. Ovviamente quando l'aprite c'è questo bellissimo bannerone che vi dice accettiamo i rischi di quello che stiamo facendo perché stiamo andando a smontare parti del browser o a toccare parti del browser abbastanza sensibili. Quindi capite che tutto ciò che viene portato nell'about config è perché in realtà è una configurazione abbastanza sensibile del browser. Quindi se ve l'hanno tolto dall'interfaccia è perché o la vorranno reinserire in un'altra parte e per ora comunque ci deve essere un'opzione comunque per poterla modificare o comunque perché in effetti è un'operazione che si è vista essere parecchio rischiosa e causare parecchi problemi, quindi ricordatevi sempre che quello che avrete davanti quando aprirete about config sarà questa splendida schermata che vi dirà che romperete la garanzia, invaliderete la garanzia, non so di cosa, ma la invaliderete. Occhio, questa è una pessima traduzione in italiano. Allora, iniziamo con una delle cose che trovo molto pesanti e ridondanti all'interno del browser, che è quella delle animazioni. Animazioni intendo del browser stesso, cioè delle finestre del browser, quindi i pannelli che si aprono. È una delle opzioni che comunque mangia più memoria, soprattutto nei portatili o nei computer vecchi. Io vi consiglio di disabilitare questa opzione che si chiama Toolkit Cosmetic Animation Enable. Questa ha una flag booleana, quindi da true lo passate a false. Avete disabilitato tutte le animazioni del browser. Non sono le animazioni CSS dei siti che visitate, ma sono solo quelle dell'interfaccia del browser. In realtà c'è la stessa identica opzione dentro about config per gli stili CSS dei siti, quindi voi andrete ad ammazzare le animazioni dei siti che vi forzano ad utilizzarle. Quindi bloccate dal rendering di Stylo, che è il motore nuovo di CSS scritto in Rust, potete bloccare le animazioni, quindi è proprio la class animation dei CSS. Che probabilmente è una delle cose che fa risparmiare molta, moltissima RAM e far navigare in maniera molto più fluida. Grazie, Ivo. Un'altra cosa che trovo fastidiosa nella nuova interfaccia, cioè non fastidiosa, però io, come vedete, ho un portatile da 13 pollici, giro con schermi molto compatti, è quello che le tab, quando ne hai tante, nella sua minima lunghezza, sono abbastanza grandi, perché adesso sono quadrate, sono rettangolari, mentre una volta erano stondate, non so se vi ricordate, le vecchie versioni di Firefox erano stondate, quindi quando venivano compattate rimaneva solo la favicon del sito, praticamente non vedevate neanche il titolo del sito, se ne avevate tantissime, però si riusciva a mantenere una compattezza tale. Adesso non è più così, cioè, le tab restano anche minimizzate abbastanza lunghe, mi sembra una 75 pixel. E sono tanti, considerare una favicon ne fa 32 di pixel, quindi è più del doppio del necessario. Con questa proprietà potete
ritornare a fondamentalmente le vecchie tab minimizzate molto piccole. Poi tra l'altro Firefox Quantum adesso anche l'anteprima della tab che è aperta, quindi basta arrivare sopra e vi fa vedere il sito, non c'è neanche bisogno più tanto del titolo. Quindi io le riduco. Stessa opzione c'è per il Max Width, cosa che non metto per ovvie ragioni, però magari siete invece amanti di avere tutto il titolo dentro e quando hai la possibilità fammi vedere tutto nella tab. Io personalmente 32 pixel, ho fatto sì che sia solo la favicon, così vedo solo quella e di solito è rappresentativa, però poi questo vale anche 48 se volete lasciargli un po' di spazio. Poi, altra cosa che vi salverà tantissima RAM, questo lo fanno in pochi, ma è un'opzione che secondo me andrebbe rinfilata dentro le preferenze, che è quella del limite della storia di navigazione. La history in realtà è quella che rimane nel browser in memoria, nelle freccettine avanti e indietro, no? Per andare avanti e indietro nella navigazione. Immaginate che Firefox colleziona la history in maniera pesante. Vi permette di tornare indietro di svariate, svariate pagine. Prima, non so se avete mai raggiunto il limite di back. Di solito non ho conosciuto una persona e mi ha detto sì, sono tornato così tanto indietro e non mi ci faccia più tornare. È quasi impossibile, sono 350, 400, neanche ricordo. Sì, una roba simile. Quindi questo è uno di quei trucchi per salvare tantissima RAM. Impostate le ultime quattro pagine in avanti e indietro e già immaginate quanta memoria risparmiate. Stessa cosa in realtà c'è anche solo per la navigazione indietro e in avanti, cioè potrete decidere se salvare le cose nel back o in forward, perché tanta gente dice ok, mi fa comodo poter tornare indietro, ma magari poi dell'andare avanti non mi interessa più nulla, quindi avanti ne lascio due, indietro quattro. Nei computer di vecchia poi tra l'altro, nei computer un po' vecchiotti, questo è un lifesaver incredibile. Le anteprime di navigazione, le tab di cui vi parlavo prima, quando sono minimizzate sono comodissime, però immaginate che tutta quella roba va comunque in RAM e quindi viene salvata da qualche parte. Questo è un buon altro valore booleano che vi basterà impostare a false, soprattutto se non le usate, se non sapete neanche che c'erano, perché non le avete mai usate, voi evidentemente non avete questa necessità, questa è una di quelle cose che spegnere non vi costa nulla. Scusa? Ce l'hai? Cioè, no, questo deve andare a false. Dov'era? Scusami. Questo è tab preview, deve andare a false. Questo lo mandi a false, non hai più la preview delle tab. Si disattiva. No, in realtà il valore si chiama browser.control tab preview. Quindi se è true, c'hai la preview. Se è false, non ce l'hai. Poi io, perdonami per i titoli, ma sono un po' andato sulla velocità. Poi, altra cosa, sapete che Firefox ogni volta che lo avviate fa un check di compatibilità sulle estensioni e cose varie. Questo ovviamente porta via tempo in avvio e soprattutto anche qui risorse. Però questo valore per motivi di sicurezza non è inserito già di base dentro la bot config. Sapete, nella bot config potete anche inserire nuovi valori. Da zero, ovviamente devono far parte di una lista che troverete online di valori possibili, però questa cosa qui ad esempio a me salva nei PC vecchi, utilizzo tanto gli embedded, i totem e cose varie, questa ve lo fa volare appena via perché non deve fare il check, soprattutto se avete tante estensioni, quando si superano i 4-5 estensioni questa ci mette anche 2 secondi, 3 ad avviarsi. Questo voi aggiungete un nuovo valore come come booleano. Extension.check compatibility, oggi mi raccomando è case sensitive, quindi le C e le minuscole, e lo estendete e scusate, lo flaggate come false, anche in questo caso, flaggandolo come false, all'avvio lui non controllerà le compatibilità, poi starà a voi ovviamente farlo poi per gestirvi le vostre estensioni. Altra cosa che mi torna comodo negli embed è quello di scegliermi una cartella predefinita per i download. Così che lui non mi debba chiedere tutte le volte dove voglio salvare i file. Io soprattutto nei sistemi operativi Linux uso il sistema operativo in inglese mentre il browser ce l'ho in italiano. E quindi il sistema operativo ha le cartelle nominate in inglese mentre il browser si crea le sue cartelle in italiano. Quindi scaricati, download, quelle cose un po' tristi che ci ritroviamo in home due cartelle per fare la stessa cosa. Questo è il modo per andare in paradiso. Scusa?
Nuovi valori? Sì, nella bot config. Guarda, se vuoi dopo te lo faccio vedere. Finisco la lista così lasciamo le domande alla fine e riesco ad andare più veloce. Browser download folder list vi darà la possibilità di scegliere per l'appunto la cartella predefinita per salvare i valori. Questo è comodo anche negli embed o nei totem perché per l'appunto lì magari non si ha neanche la possibilità di navigare dentro al file system. Tra l'altro non volete dargli la possibilità di navigare con lo studente al file system, scegliete la cartella dove fai download, magari temporanea, e poi cancellate via tutto. Stessa cosa è per la richiesta del percorso alternativo. Quando salvate qualche file, Firefox dice ok, questa è la cartella predefinita, lo salvo qui, oppure vuoi sceglierti un'altra cartella dove metterlo. Ecco, anche qui negli embedded, spesso, tra l'altro è un pop-up in più, quindi perdete tempo nel salvare, magari voi salvate tutto lì e poi scegliete alla fine come faccio io. Qui gli date un path, oppure qui scusate, disabilitate, questo è un booleano, gli date true o false e vi disabilita proprio il pop-up. Quindi, attivando queste due opzioni, scegliendo la cartella di default e disattivando la scelta della cartella alternativa, potete fare quella cosa bellissima che io sognavo fin quando ero bambino, cioè clicco salva e lui la mette lì senza chiedermi nulla, cioè preso zero e vado avanti. No, non ti chiede più neanche puoi aprire. Questo è anche un'altra flag in realtà, tu potresti fargli chiedere vuoi aprire e basta. Non l'ho messa nelle cose, però se la cerchi sta sempre dentro download, cioè ti basta, guarda, poi le proprietà in about config in realtà sono bellissime perché ti basta partire da browser.download e poi troverai tutte le altre a catena e c'è anche quella per apri con, chiudi con. Però quella poi dipende anche tanto dall'estensione del file, a volte già lo sa con cosa deve aprire, quindi non te lo chiede. Anche lì ci sarebbe un altro discorso, poi se passi al boot vediamo insieme a Mozilla, ti faccio vedere come farci un po' di cose carine. Poi altra cosa, risultati di ricerca della barra. Io scrivo spesso, sto nella tab, scrivo pang e lui mi ricarica dentro la stessa tab i risultati di ricerca, togliendomi la parte dove stavo navigando, fastidiosissimo. Tramite questo valore mi apre tutte le ricerche in una nuova tab, così che non mi deve sovrascrivere ciò che sto guardando adesso. L'avete vista mai la tab new page del nuovo Firefox Quantum? Chi di voi ha visto, si ricorda la tab new page? Ok, qualcuno c'è. Adesso la nuova pagina di Firefox Quantum, vediamo se ve la faccio vedere al volo. Ma solo perché nuova finestra, così. Nuovo browser. Ecco qui, la nuova pagina è fatta così. Ha questi riquadri. Ha la parte in evidenza che quindi vi vede la navigazione, voi in realtà potreste personalizzarla al punto da farla diventare o così o addirittura semplicemente bianca, metterci un pupazzetto, quello che vi pare. Una volta c'era anche la scelta delle colonne, adesso l'hanno tolta per motivi di visualizzazione perché in realtà il browser è coerente anche in mobile, restringendolo, adesso le tab si mettono in verticale, quindi non ha più senso parlare di colonne, però ha senso parlare di righe, perché le righe fanno la quantità di informazioni che vengono presentate. Quindi, se riesco, tramite browser.newpage potete andare a personalizzare tutte le caratteristiche di questa nuova pagina, tutte, tante, tantissime, tra cui le righe, se volete la parte in evidenza, se volete sulla barra di ricerca, se volete tornare alla vecchia versione della new page, cioè quella bianca con scritto stai aprendo una nuova pagina e parti da lì. Se volete aprire una nuova pagina con navigazione anonima direttamente insomma, iniziano tutti con questo prefisso. Dopo dovete vedere nelle opzioni cosa c'è e andarci a smettare un po'. Altra cosa fastidiosa, scrivete, c'è la fuzzy search di tutte le ultime ricerche che avete fatto, i siti che avete visitato. A me, sempre schermo 13 pollici, oppure embedded o situazioni Raspberry Pi con piccole cose, scrivi e quella roba lì c'ha 10 risultati, 15, e ti riempie tutta quanta la schermata, non vedi più niente sotto. Potete diminuirli, tra l'altro risparmiando anche parecchia roba nell'interfaccia, ma anche a livello di prestazioni, riducete la quantità di reach result dentro la barra di ricerca. Io ne uso 3, perché tanto più di 3 di solito non vado mai indietro, però il numero consigliato è quello che, non so, quello che usi tu. A volte c'è gente che dice 15 vanno benissimo perché sono rimbambito e non mi ricordo, cioè voglio 15 URL dello stesso sito, che poi è un po' pesante. Perché immaginate io,
Sviluppo, da sviluppatore scrivo GitHub e mi escono 15 URL di GitHub, cioè, che mi frega, cioè, probabilmente faccio prima entrare in GitHub e cercarmelo direttamente dall'interfaccia di GitHub, quello che utilizzo, che devo utilizzare. Questa è una cosa, tra l'altro, che negli embedded invece va alla grande, questa già si usava parecchio tempo fa, è quella di ridurre l'intervallo, un trucco, di ridurre l'intervallo di salvataggio della history. Adesso Firefox, se non sbaglio, ogni 2 secondi, 3 secondi ti salva la history. Tempo veramente stretto, cioè nel senso sul mio PC non neanche si sente, probabilmente neanche nei vostri, però iniziando ad avere bisogno di prestazioni, questa è una delle cose che potete aumentare, aumentando il tempo di storaggio dell'intervallo di stoccaggio delle informazioni, ovviamente aumentate anche, diminuite anche il tempo di carico della macchina, magari ogni minuto, tanto chi è che naviga un sito, cioè in 2 secondi gli cambia la storia del browser, la navigazione del browser, penso nessuno. Sì, vai, ce l'ho fatto, guarda. Altra cosa, allungare il tempo, se avete macchine vecchie e vi crashano con JavaScript, perché finite su siti e sono pieni di JavaScript, allungate il tempo di esecuzione degli script, non c'è niente di male farli durare 40 secondi invece che 20, 10, adesso mi sembra che dopo 10 che vadano in timeout. Questo ve li fa durare anche, potete dargli anche 30-40 secondi, poi dipende perché oltre rischiate di finire su miner pesanti che vi fanno. È capitato. Sì, poi vabbè, estensione a parte, insomma. Poi, altra cosa che fa Firefox è che vi mantiene in memoria lo zoom di ogni sito, per ogni sito. No, navigate Google, lui si ricorda che l'ho navigata al 120%, navigate un'altra cosa e si ricorda la navigata a quella percentuale. Può essere sia fastidioso dal punto di vista di usabilità, perché magari siete ciecati e avete bisogno di 140% come me, quindi è fisso su tutti i siti, e tra l'altro non deve, se settate questa cosa a true, non dovete più, cioè Firefox non salverà più le opzioni per ogni sito, ma una volta sola, e immaginate che è già un risparmio. Cerco di andare il più veloce possibile, poi mi fermerete dopo. Aumentate la cache per lavorare offline, soprattutto tethering. Ricordatevi che sta roba qui funziona, cioè la bot config ce l'avete anche in Firefox for mobile, for Android e Firefox for iOS, quindi la cache offline lì sopra è fondamentale quando state in situazioni di 2G, 3G o cose varie. Aumentate la cache e potete lavorare più offline o leggervi le cose. Altra cosa, se sviluppate, aprite gli sorgenti con l'editor di testo, che è una cosa che per me è basilare, penso anche per tante persone, perché potete usare i vostri strumenti. Firefox vi permette View Source, di vedere il sorgente dentro al vostro editor di testo. Questo si fa con due parametri. Prima dovete abilitare questo, View Source Editor External True, e poi dargli un path, lui vi abiliterà quest'altra opzione dentro la bot config a cui darete un path, cioè il percorso del vostro editor di testo, ogni volta che fate apri sorgente lui ve lo aprirà col vostro editor preferito. Questa vabbè la possiamo saltare, in full screen adesso Firefox vi tende a non farvi più vedere la barra in alto della URL, può essere fastidioso perché comunque vorrete inserirlo, c'è cioè una plug anche per questo. Chi usa Windows? Benissimo, saltiamo. Attiviamo il correttore per i campi multilinea. Con 0 è disabilitato completamente lo spell checker. Con 1, che è la parte default, prenderà solo i campi testo multilinea, cioè quelli grandi, per correggervi. Però molto spesso, ad esempio, una ricerca di Google non vi corregge nulla perché è un campo di testo singolo. Potrebbe servirvi. Adesso non con Google, che è abbastanza spione, sa già cosa vorrete dire anche se sbagliate, però. Ci sono altre cose che probabilmente altri siti che hanno comunque dei campi di ricerca, delle barre, cose dove volete cercare, se sbagliate non vi trova la ricerca, è utile attivare lo spell checker. Altra cosa, quando installate un add-on, sì. Sinceramente non lo so, cioè so che puoi attivare due vocabolari insieme, però non so se te li gestisce contemporaneamente. Questo forse, però ci sono estensioni per queste cose qui, ne ho viste per i multilingue e spell check, ce ne sono veramente tante, consiglio di dargli un'occhiata perché è un campo battuto. Sulla localizzazione è uno dei software più tradotti al mondo, quindi insomma immagino che se la cavino parecchio. Vabbè, questo lo possiamo saltare. No, questa è una cosa che ci tenevo perché gli add-on sono
fondamentali e spesso non vi appaiono nella ricerca che fate perché Firefox li limita a una decina di risultati quando li cercate internamente al browser. E tra l'altro, diciamo che il motore di ricerca, le query che fa per cercare le parole chiave non sono proprio tanto precise, quindi magari un risultato ottimo con una chiave che non è nel titolo finisce in trentesimo risultato. Aumentate i risultati di ricerca, tanto le usate una volta l'anno questa cosa qui. Quando lo usate è comodo avercene tanti all'interno, che così che riusciate a trovare la donna giusta. E poi direi, vabbè, a questo punto, se non l'avete fatto, ma tanto l'avete fatto tutti, Get Firefox, scaricatevi anche la Nightly o le versioni alternative, così date una mano e mi raccomando attivate la telemetria, questa è una cosa che si può fare e potete dare una mano, è completamente anonima, però sono due versioni della telemetria, c'è cioè quella completamente anonima dove mandate i report di utilizzo a Mozilla in modo che si possano correggere eventuali errori o crash. Anche da remoto. Direi basta così, se no mi picchiano. Grazie mille e fa le domande che facciamo dopo. Se sei d'accordo. Certo. Allora, ok, guarda, mi trovate al boot di Mozilla, qualsiasi cosa, volete fare anche una piccola configurazione al volo, vi do una mano. Va bene? Grazie a tutti.